qualcosa che mi appartiene veramente. Sapersi riciclare è un'arte? In qualche modo sì. Cambiare qualcosa è come avere un quadro davanti. Basta saper usare i colori e avere un po' di coraggio. E si parte. Quando hai appeso le scarpe da danza al chiodo, fare lo spettacolo per una ragazzina che ero è stato bellissimo. Dopo mi sono trovata senza ruolo. E allora ho cominciato a pendere i chiodi al muro per mettere i miei quadri. Quanta energia ci vuole per cambiare vita? Tantissima. Mi ricordo quante notti ho passato a dipingere i miei primi quadri. Anche gli imballaggi hanno avuto la seconda vita, diventando questi oggetti che noi possiamo usare nella nostra quotidianità. E questo vasetto di crema cosa ci dice? Come è stato cambiare pelle? E come trovare se stessa? Ti senti forte, sicura e invincibile. E invece questi pallet si usano molto per trasportare le opere all'estero. Cosa stai creando per il tuo futuro? Tante cose, tante mostre, tanti progetti. Ma dopo aver perfezionato la mia tecnica di collage e dopo aver compiuto 40 anni, sto affrontando il disegno giapponese. E cosa ci chiederà questo annaffiatoio? Ah, il pollice verde. Sì, quando dipingo e me lo sporco. E a proposito di questo, quasi quasi me ne andrei a dipingere. Ciao! Thank you.